Autore di svariate sceneggiature, spettacoli teatrali, attore e regista cinematografico, Giovanni Volpi adesso si è cimentato anche nella stesura di un romanzo. Tonino, il titolo del suo primo libro, edito Medinova. Un viaggio che parte da un piccolo paese della Sicilia e si dirama poi dentro la grande morsa del mondo. L'autore siciliano di grotte è conosciuto ed apprezzato a Sciacca per i suoi lavori teatrali e anticipa al nostro telegiornale che quando possibile presenterà il suo Tonino in città. Nel frattempo il volume è già disponibile online presso la libreria Ubic di Sciacca, ma sentiamo Giovanni Volpe da noi raggiunto telefonicamente. Sono qui nella mia insolita veste di autore di un romanzo, non oso dire la parola scrittore, autore di un romanzo che mi è costato veramente anni, anni di lavoro perché è una di quelle cose che si prendono, poi si lasciano, poi si riprendono finché poi non arriva quella giusta illuminazione che ti fa dire ok, forse ho finito, va bene così. Tonino è un romanzo dal titolo semplicissimo, ma che racchiude al suo interno una forbice di anni molto ampia che va dalla metà degli anni 70 fino al 2004. Sono stati anni decisivi, soprattutto per la mia generazione, ma non solo, non credo solo per la mia. È chiaro che sono stati per la mia generazione anni di inizialmente di formazione, poi di crescita in un mondo che è cambiato, che cambia, e mai come in questi giorni ne abbiamo toccato con mano le devastanti possibilità che il pianeta ha di mettere in discussione quello che forse è la presunzione di un primato umano sul pianeta. Però, a parte questi discorsi, Tonino racconta poi in sostanza la storia di un'amicizia nata da bambini e sviluppatasi poi nel corso degli anni. Non è una storia strettamente autobiografica. Nella microstoria, nella macrostoria è chiaro che gli eventi che fanno da sfondo a quanto io narro, sì, quelli appartengono a me come appartengono a chiunque abbia vissuto appunto questi anni. Ma al centro di tutto, come sempre nelle cose che faccio e che amo fare, c'è l'emozione, c'è il discorso di sentimenti che troppo spesso, ahimè, restano irretiti in eventi molto più grandi di chi questi sentimenti prova. Ma di questo poi sono certo riusciremo a parlarne anche durante magari un incontro, che appena possibile, appena torneremo alle nostre libertà, riusciremo sicuramente ad organizzare a Sciacca. Grazie a tutti, un abbraccio.